Cari amici di Fata Zucchina, vero che non ci piace sprecare la roba? E allora, quando avanzate un po' di carne, di mortadella, anche di verdure o di qualsiasi cosa in frigo e andate a farcire, per esempio, dei tortellini, quello si chiama lo stile Bologna e oggi ce lo portiamo nella nostra ricetta autografata. Perché? Perché vi porto a conoscenza di questi specialissimi zucchini, un po' corti, un po' cicciotti, che hanno una grande ambizione: essere farciti. In che modo? Beh, con la ricetta autografata di oggi, ovvero estrapoliamo dallo stile orientale prodotti 100% made in Italy e facciamo degli ottimi sushini. La nostra zucchina Bologna, oltre ad essere cicciottella, è però prodigiosa, vedete, ha una polpa assolutamente dolce, molto tenera e soprattutto nella parte vicino al fiore è pronta ad accogliere il ripieno. Che cosa andiamo a inserire? Beh, della carne cruda che intanto andiamo a condire con un po' di succo di limone fresco, poi olio, sale e pepe a piacere. La mettiamo da parte e quindi andiamo a lavorare la nostra zucchina, la laviamo bene e poi la rondelliamo. I rolls devono avere più o meno uno spessore di 2 cm, poi andiamo a scovarli all'interno, togliamo la parte centrale che ovviamente andremo a riempire come un classico sushi e quindi peperone giallo, giallo come il sole, giallo come la vitamina A, il beta carotene che ci prepara all'estate, lo andiamo a sfaldare e quindi voilà. Andiamo a comporre il nostro sushino, ogni rondella di zucchina con un pochino di carne cruda e un pochino di peperone. Poi in frigo lasciamo riposare per almeno 10 minuti e siamo pronti a gustarla. E questa è davvero una promessa di benessere perché sappiamo che le zucchine sono tra gli ortaggi con il maggior quantitativo di acqua e quindi ci drenano, ci mantengono leggeri e con lo stile Bologna che non butta via niente diventano una grande risorsa, pronti ad accogliere tutta la bellezza e la bontà dell'Italia in una ricetta autografata e firmata da una grande città, una capitale del gusto come Bologna.